Dovessimo guardare lo score degli incontri tra Checco dello Scapicollo ed Eurobet Palermo, valorose avversarie degli ultimi anni di Lega, nei pronostici non ci sarebbe partita, ma ad Alba tutto ciò potrebbe contare maledettamente di meno in 50 minuti in cui anche un centimetro potrebbe cambiare la storia. Il Checco dello Scapicollo incassa con signorilità e consapevolezza della propria forza la sconfitta in finale di Coppa Italia e Capolei sa che le tante carte offensive a disposizione possono essere un fattore decisivo. Abbiamo cambi di valore, ecco, anche Montesi che ci raggiungerà alle finali. E niente, un valore aggiunto per Checco dello Scapicollo. Il presidente Testa concentra le forze su una partita da non sbagliare, dove con una battuta accosta il match alla prossima finale di Champions League. Roberto, lo sappiamo, le semifinali è una partita secca, quindi se spera la Juve col Barcellona, sperano anche loro contro di noi, però... Cencetti vive un sogno che sembrava essere volato via insieme alla solidità della propria squadra, ma che è stato riabbracciato nel momento che ha più contato. Trascorsi di questa stagione, tutto quello che poi ci è accaduto, già abbiamo avuto molti momenti in cui sembrava difficile, momenti in cui veniamo dati per morti, momenti in cui era impossibile. Invece abbiamo raggiunto, penso anche meritando, nell'arco dei 100 minuti, nell'arco delle due partite, la mia squadra ha meritato. Un uomo che ha dovuto superare di nuovo i propri limiti per tornare grande, poi a un conto aperto con i campioni d'Italia. Checco dello Scapicollo, incontriamo una big... Una squadra fortissima, ma noi ce la giochiamo. È un onore fare la semifinale con loro e non abbiamo nulla da perdere. Andiamo là e ce la giochiamo a testa alta. L'Eurobet Palermo non ha mai battuto il Checco dello Scapicollo, che sogna la sesta finale scudetto consecutiva. Rosanero ed Orange si giocano tutto in terra abruzzese. Chi vuole il tricolore deve andare a prenderselo ad Alba Adriatica.